Il Teatro delle Feste è un modello teatrale ideato nel 1912 da Mariano Fortuny in collaborazione con l'architetto Lucien Esse e Gabriele D'Annunzio, ispiratore dell'iniziativa e del progetto che avrebbe dovuto essere la concreta realizzazione della sua idea di teatro di massa. Dall'analisi dei disegni e dallo studio della maquette si intuisce con chiarezza come la struttura del teatro fosse stata concepita con evidente ispirazione al mondo classico e ai parametri architettonici vitruviani. Il modello è costituito da due sezioni semiellittiche realizzate in gesso e poggianti su una base in legno. Da un lato la scena, dall'altro la cavea, la platea e lo spazio per l'orchestra, coperti, come negli anfiteatri romani, da un velarium che nella realizzazione definitiva avrebbe dovuto proteggere gli spettatori dai raggi del sole o dalla pioggia, oltre che naturalmente migliorare l'effetto acustico della musica e delle voci recitanti. Sotto questa copertura in seta se ne distende un'altra, ad anello, limitata all'area esterna. Nell'opera finale, lo spazio fra i due teloni doveva essere utilizzato per collocare, celandoli alla vista del pubblico, gli apparecchi di proiezione luminosa verso la scena o la sala. Il Teatro delle Feste presenta similitudini con gli impianti teatrali di concezione romana, anche nella struttura esterna caratterizzata da un alto muro bugnato con archi ribassati e finestre all'altezza del primo piano e del secondo ordine della cavea. La sommità dell'edificio è racchiusa da un loggiato ad archi, che a ritmo di due si aprono sulla cavea che risulta strutturata in due ordini, ognuno dei quali costituito da 7 gradoni corredati di sedili e schienali. La platea conta 8 file di posti,
Nel suo complesso, il teatro avrebbe potuto contenere 3.000 spettatori. L'accesso alla sala sarebbe stato garantito da aperture al pian terreno, dove erano previsti i guardaroba, e da una rampa esterna centrale che, diramandosi in due direzioni, avrebbe condotto ai due settori della cavea. Ma è solo osservando la sezione del modello sovrastante il boccascena che possiamo cogliere la caratteristica principale di questo teatro en plein air. Il teatro delle feste fu progettato con un sistema di illuminazione naturale e artificiale e con un meccanismo illuminotecnico basato sulla possibilità di realizzare diverse sfumature cromatiche di varia intensità, in grado quindi di restituire qualsiasi particolarità atmosferica. È ipotizzabile che Fortuny volesse applicare anche qui i dispositivi a luce riflessa in diretta da lui brevettati agli inizi del Novecento, riaffermando così, pur nella complessità dell'azione scenica, la continuità ideale dello spazio per mezzo della luce. Purtroppo, il progetto del Teatro delle Feste non giunse mai a compimento, poiché al momento della firma di costituzione della società a Parigi, D'Annunzio aveva già abbandonato la città per rifugiarsi ad Arcachon. Ripresa l'idea nel 1926, Fortuny ne propose la costruzione nel 1929 in Spagna, sulla collina del Montjuïc a Barcellona, ma neppure questo progetto ebbe concreta realizzazione. Il prezioso modello tuttora conservato a Palazzo Pesaro degli Orfei è stato oggetto nel corso del 2011 di un importante intervento di restauro sostenuto dalla Venice Foundation ed eseguito dalla Corest di Stefano Provinciali in collaborazione con Francesco Rado per la parte elettrica. Tutti gli elementi in legno, metallo, gesso e tessuto sono stati sottoposti a pulitura e trattati con sostanze protettive e inibitorie di processi di degrado. Le quinte della scena sono state riportate alla leggibilità originaria e le statuine in gesso del coronamento della cavea, in gran parte mancanti, sono state ricostruite utilizzando come fonte iconografica le immagini d'archivio del fondo fotografico Fortuny. L'impianto elettrico del modello è stato completamente revisionato. Questa operazione ha fatto sì che i componenti originali siano ora nuovamente efficienti, riattivando in questo modo la funzionalità degli apparecchi di illuminazione. Soltanto opere di controllo e costante manutenzione ne garantiranno la sopravvivenza in tempi futuri.